Pomeriggio a tutte e tutti e un cordiale benvenuto a questo webinar che presenta i risultati del progetto Le comunità di italiani nell'Europa sud-orientale, stato sculturale ed economico, ruolo delle donne e sviluppo sostenibile. Questo progetto è stato realizzato con il contributo dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ringraziamo. E con l'apporto fondamentale dei partner di progetto Osservatorio Balcanica Cosa Trans-Europa, Centro per la Cooperazione Internazionale, Associazione Bellunese nel Mondo e Associazione Trentini nel Mondo, a cui avrò il piacere di dare la parola nel corso di questo webinar. Io sono Alexandra Tomaselli, ricercatrice dell'Istituto sui diritti delle minoranze di Aurac Research, che ha coordinato il progetto. E prima di dare la parola alla mia collega Ali Sengel per i saluti istituzionali, mi informo che Günther Raut potrà collegarsi solo più tardi e che nel frattempo manda i suoi saluti, mentre la consigliera Lara Lanzarini dell'Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non potrà prendere parte al webinar e manda anche lei i suoi saluti e migliori auguri per questa iniziativa. In ogni caso abbiamo il piacere di ospitare Giovanni Maria De Vita, consigliere d'ambasciata, nonché coordinatore delle attività per gli italiani all'estero concernenti turismo delle radici, iniziative culturali pluriennali e promozione sui media del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ci parlerà in seguito proprio del turismo delle radici. Ora, senza ulteriore indugio, do la parola ad Alice Engel. Grazie, Alexandra. Io vi do un caro benvenuto da parte dell'Istituto sui diritti delle minoranze di Aurac Research. Siamo molto contenti che oggi possiamo svolgere questo webinar che secondo noi tocca delle tematiche molto importanti per la società contemporanea, che sono la diversità culturale a livello locale e più specifico le comunità di italiani nell'Europa sud-orientale e il loro status culturale ed economico, ma tocca soprattutto anche il ruolo delle donne e lo sviluppo sostenibile. E anch'io vorrei innanzitutto dare i miei ringraziamenti a quelli che rendono possibile questo progetto e questo lavoro, che sono soprattutto l'unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e ringraziamo loro per il gentile contributo concesso a questo progetto. Poi un ringraziamento cordiale ovviamente anche ai nostri partner di questo progetto, che come Alexandra ha già detto sono l'Osservatorio Balcani Caucaso Trans-Europa, Centro per la Cooperazione Internazionale, e l'Associazione Bellunesi nel Mondo e l'Associazione Trentini nel Mondo. E infine vorrei ovviamente ringraziare anche al team dell'Istituto sui diritti delle minoranze e soprattutto l'Alexandra al ben ed efficiente buon coordinamento e svolgimento di questo progetto. Inoltre vorrei sottolineare che questo progetto ha ampiamente beneficiato da un'altra collaborazione precedente che abbiamo svolto con l'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropea, che è stato concluso un anno fa, in giugno 2021, dove abbiamo studiato la situazione delle comunità italiane nei Balcani. E anche questo progetto è stato cofinanziato dal Ministero. E adesso vorrei ancora dire alcune parole sull'Eurac e sul nostro istituto. In generale, la ricerca che l'Eurac Research svolge può essere sommata con alcune frasi chiavi che sono la ricchezza della diversità, le regioni buone da vivere e la società sostenibile. E la nostra ricerca affronta queste sfide impegnative della società contemporanea, soprattutto domande che riguardano la coesione sociale e sistemi politici e sociali efficienti.
E l'Istituto sui diritti delle minoranze fa parte dell'EURAC fino dalla sua fondazione nel 1992. E noi svolgiamo ricerca su diversi tipi di minoranze che includono sia le minoranze nazionali e autoctone, ma anche altri gruppi come popoli indigeni o anche persone con un background migratorio. Ed oltre a studiare i diritti di queste di minoranze e come questi diritti sono implementati, cerchiamo anche di studiare il ruolo di queste minoranze per la società in un senso più ampio. Cioè, per esempio, studiamo la partecipazione politica delle minoranze o di questi gruppi, studiamo il loro ruolo per lo sviluppo regionale e territoriale, ma anche il loro ruolo per le relazioni internazionali e la cooperazione transfrontaliera. E spesso nei nostri studi guardiamo a realtà molto locali e regionali, perché ovviamente le minoranze sono spesso insediate in un certo contesto locale. Ma guardando a questi contesti locali proviamo sempre di sviluppare conclusioni e soprattutto anche soluzioni concrete che possono poi essere applicate anche in un ambito più globale o in un ambito diverso da quello che è stato studiato. E questo progetto di quale stiamo parlando oggi e di cui i risultati verranno presentati in questo webinar tocca tutti questi aspetti, perché lo scopo del progetto è di studiare la realtà di comunità italiane in località molto specifiche, anche meno note nel campo scientifico, diciamo, che sono l'Europa sud-orientale, cioè nella Croazia, in Bosnia-Herzegovina, in Montenegro e nella Romania. Però, come già detto, studiando la situazione culturale ed economica di queste minoranze ed anche il recente passato di queste minoranze, il progetto dedica anche uno sguardo particolare sia al ruolo delle donne, perché nel progetto precedente abbiamo visto che le donne giocano un ruolo molto molto importante per il benessere delle minoranze, e guarda anche come o qual è il potenziale di realizzare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile a livello locale, una cosa che spesso manca nel discorso comune su questi obiettivi di sviluppo sostenibile, cioè come possono veramente poi essere implementati su livello locale. E secondo noi proprio questo focus locale da una parte, in combinazione con domande così esigenti come lo sviluppo sostenibile, ma anche il ruolo delle donne, rende questo progetto molto interessante e molto attuale. E con queste brevi riflessioni vorrei chiudere i miei saluti. Ringrazio di nuovo a tutti gli organizzatori e organizzatrici, a tutti i relatori e relatrici, a tutte e tutti che ascoltano oggi questo webinar, e vi auguro un piacevole webinar e una piacevole discussione. Grazie mille, Alice. Ora vi chiedo scusa perché appunto non sto molto bene, e quindi comunque volevo avvertirvi che le domande ai partecipanti potranno essere scritte nella chat o nella funzione Q&A, quindi domande e risposte. E ora, senza ulteriore indugio, ringraziando nuovamente Alice per i saluti istituzionali, do la parola a Marco Abram dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Centro per la Cooperazione Internazionale, per il suo intervento sulle comunità italiane in Bosnia-Herzegovina e Slavonia-Moslavina, attività culturali e discorsi identitari. Prego, Marco. Buongiorno a tutte e a tutti. Buon pomeriggio, in primo luogo ci tengo anch'io a ringraziare molto Alexandra Tomaselli ed EURAC Research per l'efficacissimo coordinamento di tutto questo nostro lavoro comune, per le esperienze pregresse dell'anno scorso
e naturalmente anche tutti i partner, i colleghi e le colleghe dell'Associazione Trentini nel Mondo e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo con cui abbiamo lavorato in questi mesi. Anche da parte di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, naturalmente un ringraziamento va al Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, con cui cooperiamo sempre in maniera molto, molto efficace e soddisfacente per il sostegno al progetto. Ecco, nel breve tempo a mia disposizione cercherò di illustrarvi un po' quello che rientra nel capitolo curato proprio dall'Osservatorio nell'ambito di questo report di ricerca. Ci siamo concentrati nel nostro lavoro sui casi di studio della Bosnia-Herzegovina, della Slavonia e della Moslavina, dove, come sapete, sono operative 7 associazioni o comunità di italiani, nello specifico a Štivor, Banja Luka, Sarajevo e Tuzla in Bosnia-Herzegovina, a Lipik, Ploštine in Slavonia e a Kutina in Moslavina. Il nostro contributo propone, diciamo, un approfondimento più di carattere storico, ma di storia recentissima, che vuole essere in qualche modo utile a fornire un certo background al prezioso lavoro proposto dai colleghi e dalle colleghe sulla situazione attuale, sulla condizione attuale di queste comunità, e copre il periodo, lo vedrete se avrete la possibilità di leggere il capitolo, il periodo che va dalla fine dei conflitti degli anni 90, più precisamente dal 1995 nei due paesi, fino agli anni più recenti, immediatamente precedenti alla pandemia di Covid-19. Il capitolo propone in particolare un'analisi di carattere esplorativo e preliminare, chiaramente, ma focalizzata sulle caratteristiche dei discorsi identitari che sono stati veicolati in questi ultimi due decenni dalle politiche culturali implementate dai soggetti associativi che sono organizzati all'interno di queste comunità. Si tratta naturalmente di rappresentazioni che sono il prodotto di negoziazioni tra i diversi sentieri che riscontriamo all'interno di queste comunità, ma che risultano anche significative in quanto influiscono direttamente sulla percezione delle comunità di se stesse all'interno ma anche all'interno. Da un punto di vista metodologico abbiamo scelto di provare a comparare le comunità di questi due paesi, che è qualcosa che viene fatto pochissimo, abbiamo iniziato a farlo lo scorso anno, nonostante abbiano un background molto simile dal punto di vista sia migratorio che del processo di formazione e di composizione di queste comunità. Esistono naturalmente delle differenze, però esistono anche delle comunanze molto significative anche attraverso quell'intreccio di transizioni che vivono nel periodo che va dagli anni 90 agli anni 2000, transizione post-jugoslava, con la formazione dei nuovi stati che nascono dalla dissoluzione della vecchia federazione, una transizione post-socialista passando da un sistema a partito unico a modelli di democrazia liberale più o meno efficacemente implementati, e poi chiaramente la transizione post-bellica, perché appunto si tratta di comunità che hanno vissuto in zone di conflitto. Il discorso identitario di queste associazioni nel periodo preso in esame si muove tra diversi quadri identitari di riferimento, che sono l'identità italiana, naturalmente, le identità regionali dei contesti di provenienza, degli avi, dei migranti originali, e il rapporto identitario anche con il contesto di insediamento. Appunto, abbiamo provato a studiare un po' il rapporto tra questi diversi universi discorsivi, riscontrando dinamiche che sono presenti molto spesso in comunità di discendenti di migranti, ma anche, un rispecchiare in qualche modo dinamiche e riassestamenti tra discorsi identitari nazionali e regionali che attraversano anche l'Italia tra gli anni 90 e gli anni 2000. Adesso non ho tempo di entrare nei dettagli, ma il lavoro si è concentrato quindi soprattutto su fonti di carattere edito, di stampa, le pubblicazioni negli ultimi due decenni, su tutti quei canali comunicativi che le associazioni e le comunità hanno utilizzato negli anni per far sentire la propria voce, per raccontarsi, per parlare di sé. E anche per questo ci tengo di nuovo a ringraziare Trentini nel Mondo, Bellunesi nel Mondo, le associazioni che hanno collaborato condividendo materiali utili allo svolgimento di questa ricerca. Ecco, la prima sezione del report che andrete a visionare si preoccupa di proporre in primo luogo un quadro dell'evoluzione dell'attivismo delle associazioni degli italiani in Bosnia
Bosnia Erzegovina, Slavonia e Moslavina negli ultimi decenni, con un approccio biografico organizzativo, quindi ogni con una sottosezione dedicata a ognuna di queste realtà, focalizzandosi su appunto le principali iniziative di carattere culturale promosse nell'ambito delle attività più variegate delle associazioni, ma ciò permette anche naturalmente un inedito sguardo comparativo sulle vicende di tali realtà. Sono percorsi diversi, ma si possono tracciare dei parallelismi, ad esempio una periodizzazione che, quanto preliminare, risulta abbastanza a grandi linee condivisa dalla fondazione degli anni 90, quando a parte un'associazione di Ploštine che nasce prima, ma in un contesto politico attiva, in un contesto politico molto diverso, tutte le associazioni, e a parte Banja Luka che nasce nel 2004, ma tutte le altre vedono la luce in questo periodo, nella metà degli anni 90, profondamente segnati dalla guerra, quando l'impegno principale è legato al sostegno materiale alle comunità, alla ricostruzione. Gli aspetti culturali sono ancora difficili da portare avanti, se si escludono i primi corsi di lingua italiana su cui tutte le associazioni investono, sia per ragioni di carattere identitario ma anche pragmatico, visto le prospettive migratorie che si presentavano di fronte a tale comunità. E poi è interessante notare come nel primo decennio del 2000 è caratterizzato da un maggiore investimento nelle attività di carattere culturale, anche se contraddistinte generalmente da una frequenza più, diciamo, episodica, ma che è anche accompagnata dalla crescita della collaborazione con le realtà italiane, sia con enti sia con gli enti governativi, ma anche con amministrazioni locali, con la società civile, le associazioni, Bellunesi nel mondo, Trentini nel mondo, l'Unione Italiana in Croazia. E l'ultimo passaggio, diciamo, degli anni 10 del nuovo secolo ci riporta una sincronia molto interessante tra tutte queste associazioni, dove al di là di alcuni casi in cui si incontrano difficoltà legate al ricambio generazionale, i membri che invecchiano, però c'è un rilancio, un consolidamento, una maggiore regolarità nelle iniziative di carattere culturale, nella promozione, diciamo, dell'identità e della cultura di queste comunità. E in questa fase, negli ultimi, diciamo, nell'ultima dozzina di anni, anche si sviluppano le prime vere collaborazioni, diciamo, consolidate tra le varie associazioni all'interno dei due paesi, cosa che non è immediatamente scontata, e in quantomeno in un caso, ma è qualcosa che si sta sviluppando sempre di più, anche attraverso il confine. Banja Luka e Lipik sono due località che, per quanto siano divise da un confine di Stato, dal confine di Stato tra la Bosnia Erzegovina e la Croazia, distano 90 km, e quindi appunto anche le collaborazioni sono state possibili in questo senso. Vengo rapidamente invece alla seconda parte del capitolo, che approfondisce alcune tematiche che sono trasversali nel lavoro pubblico, diciamo, delle diverse comunità e associazioni. Si tratta di elementi che sono emersi come significativi nell'analisi delle attività delle associazioni, ma che al contempo sono generalmente considerati importanti per quanto riguarda la trasmissione dei discorsi identitari. Ecco, non avrò la possibilità di entrare in ognuno di questi aspetti, tuttavia ci tengo almeno a sottolineare alcune delle dinamiche prevalenti. In primo luogo ci siamo ad esempio concentrati sulla politica linguistica, chiamiamola così, delle associazioni, un tema centrale, anche perché si tratta di comunità nelle quali convivono lingue diverse, c'è l'utilizzo del dialetto in alcuni casi, del dialetto di origine trentina o bellunese, c'è l'utilizzo dell'italiano, c'è anche una presenza significativa del bosniaco, croato, serbo, secondo di come lo vogliamo chiamare. È sicuramente da sottolineare il fatto che nel corso del periodo preso in considerazione l'utilizzo dell'italiano da parte delle associazioni e le proprie attività pubbliche è cresciuto, gradualmente è cresciuto, non è andato a discapito dell'utilizzo del serbo, croato, bosniaco nelle attività, perché è questa la lingua d'uso per molte delle persone che si sentono parte di queste comunità,
però si è andato sempre di più verso una forma di bilinguismo delle attività, più o meno ordinato a seconda dei casi. Mentre per quanto riguarda il dialetto, anche questo è interessante, c'è una dichiarazione, diciamo, di intenzione di valorizzazione, però poi nelle attività ancora non moltissimo è stato fatto, se non in alcuni casi più specifici come la comunità di Lipik. Per il dialetto rimane ancora molto nella dimensione orale quotidiana, ma meno magari nella promozione culturale. Ecco. Quindi al di là dei singoli casi, poi le associazioni promuovono un'immagine di sé plurilinguistica che non viene vissuta in contraddizione con la propria identità italiana, sganciando quindi l'idea di appartenenza nazionale dall'unicità, diciamo, dell'utilizzo della lingua nazionale. Un altro ambito particolarmente interessante su cui hanno investito molto le associazioni a partire dagli anni 2000, quando la situazione anche economica migliora, è quello della memoria. In particolare, diciamo, la pratica più diffusa è quella della celebrazione degli anniversari, quindi gli anniversari del fenomeno migratorio, quindi con una definizione di un momento simbolico fondamentale che riafferma pubblicamente il rapporto della comunità con la terra d'origine, un senso di appartenenza a quella realtà di provenienza dei propri avi, che nella maggior parte dei casi ci sembra di poter dire è, come dire, accentuata in senso molto regionale, quindi la terra d'origine è molto, molto, ha un riferimento fortemente territoriale. Trentino, bellunese, ma addirittura anche più localizzato. In altri casi però, anche in questo senso, ci sono molte evoluzioni interessanti, soprattutto dove i flussi di migratori sono più frammentati, individuali, le associazioni ricordano molto attraverso le vicende familiari, e le vicende familiari ovviamente portano con sé, valorizzano percorsi migratori più particolari, singoli in molti casi, penso a Tuzla, Bagnaluca, e questo valorizza anche la molteplicità delle provenienze regionali, in qualche modo consolida l'utilizzo della categoria identitaria di italiani, oltre a aiutare anche la maturazione, perché poi le storie familiari si intrecciano moltissimo con quelle delle vicende dei territori di destinazione, anche un senso di un discorso identitario civico di appartenenza alla città o alla comunità locale dove queste appunto il territorio in cui queste comunità sono oggi insediate. Una dinamica interessante in questo senso in realtà è anche lo sforzo che si è visto negli ultimi 10 anni di produrre una narrazione più comune tra tutte le associazioni presenti in un paese. Quindi ad esempio in Bosnia si è cominciato a provare a raccontare una storia di migrazione comune a tutte le comunità presenti nel paese, quindi di nuovo a rafforzare l'elemento di italianità, diciamo l'esperienza degli italiani in Bosnia. Ci sono altri elementi interessanti, altri su cui ci siamo focalizzati. Uno di questi è la gastronomia, che la cucina è diventata sicuramente un vettore identitario forte, anche in questo senso nelle varie attività che vengono promosse si notano con presenze di discorsi identitari diversi. Da una parte in alcune occasioni si privilegia lo standard gastronomico italiano riconoscibile, diciamo quello a livello internazionale, quindi pizza, pasta, eccetera. In altre si valorizzano invece più le tradizioni locali interne alla comunità, che sono molto più legate invece alle radici regionali. Penso al salame equino di Ploštine, alla festa della polenta di Lipik, con tutta la valorizzazione del cibo tipico. Anche in questo caso, tuttavia, sono discorsi che coesistono, si contaminano, si sovrappongono, e quindi l'associazione può andare a presentarsi tranquillamente con la pizza e il goulash alla trentina nella stessa occasione, valorizzando e combinando entrambi come dire, i sensi di appartenenza. Un elemento di contesto che secondo noi è interessante è il fatto che, diciamo, forse nelle occasioni che si rivolgono alla maggioranza, in molti casi in questi festival multinazionali, eventi delle minoranze, lì diciamo il riferimento ai codici culturali di italianità più consolidati è maggiore, perché legittima in qualche modo il riferimento identitario italiano della comunità, quindi presentarsi
in un certo modo, in modo particolarmente riconoscibile a questi eventi, risulta importante, quindi magari appunto con lo standard gastronomico italiano. Dinamiche molto simili si riscontrano anche nella produzione che abbiamo inserito nella categoria arte e folklore, quindi nella cultura un po' più ampia, anche qui appunto livelli identitari diversi che si combinano e che sono diciamo in compresenza. Da una parte appunto la produzione ad esempio in alcuni contesti di più, in altri di meno, dell'arte italiana, il barocco, il rinascimento, Michelangelo eccetera, dall'altra magari invece un lavoro intenso sul recupero di tradizioni locali che hanno appunto una radice regionale molto molto chiara e che però appunto diventano patrimonio della comunità italiani in senso più lato, quindi penso a tutto il lavoro dell'associazione di Lipica, la produzione e conservazione della tradizione delle pantofole italiane, oppure del carnevale di Stivor, che anche questo è stato recuperato in tempi recenti in maniera molto più forte e molto più marcata. Ed è un aspetto altrettanto interessante di queste attività culturali, ecco, soprattutto rispetto alla produzione artistica e folcloristica, è che non sembra, il lavoro delle associazioni non sembra contraddistinto da forme di rigida separazione dalla cultura di destinazione, dalla sua influenza, nel senso che ci sono molti eventi in cui si valorizza anche il confronto, la convivenza, chiamiamola così, con le espressioni culturali della maggioranza. Ecco, questo in senso molto generico, devo andare a chiudere, una panoramica sul lavoro che è stato fatto, su quanto troverete all'interno del report. Crediamo davvero che la comparazione tra queste realtà possa dare... proporre delle riflessioni interessanti. In generale, ribadisco, si è verificata in questi ultimi due decenni una reale, una sostanziale crescita dell'attivismo in quasi tutti i contesti, nonostante le grosse difficoltà. Le sfere identitarie nazionali e regionali restano compresenti, sicuramente si è rafforzato molto un discorso identitario italiano più ampio, ma questo non sembra corrispondere un arretramento complessivo dell'elemento identitario regionale, e le differenze tra i vari casi insomma sembrano determinate sia dalla composizione, dalle vicende migratorie, dalle caratteristiche, dalla leadership di ogni singola comunità, ma al contempo anche da fattori contestuali appunto che favoriscono a seconda dei casi l'affermazione di uno specifico aspetto identitario o di un altro. Permane appunto un certo livello di contaminazione con la cultura locale, non sembra, ma questo lo dico a lato, non si registra una forte presenza invece di riferimenti identitari europei che magari negli ultimi anni ci si potrebbe aspettare con il processo di integrazione europea e che per le minoranze insomma ha un ruolo particolare. Restano aperte naturalmente molte molte questioni, soprattutto rispetto a quelle che sono le influenze del contesto, le influenze appunto del lavoro che arriva dall'Italia. Non c'è stato modo di ragionare in maniera approfondita su questo, ma diciamo che la valorizzazione, la soggettività di queste associazioni invece emerge in maniera molto chiara e direi sempre più chiara la capacità di rappresentarsi all'esterno negoziando e riflettendo diciamo il sentire che c'è all'interno di queste comunità. Ecco, io chiuderei, credo di essere stato, spero, nei miei 15 minuti e ci risentiamo più tardi per eventuali domande, commenti, integrazioni. Grazie. Grazie mille Marco per questa appunto presentazione delle attività culturali e discorsi identitari delle comunità italiane in Bosnia Erzegovina e Slavonia Moslavina. Adesso è il mio turno per presentare la ricerca svolta dall'Istituto sui diritti delle minoranze di Aurac Research, quindi adesso condivido lo schermo con la presentazione. Spero che si veda. Perfetto, credo che si veda. Quindi il mio intervento appunto va a coprire il secondo capitolo di questo report a cui si riferiva Marco Abram dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, che attualmente non è ancora online ma che verrà messo online e libero accesso nel corso
spero, delle prossime settimane. Ecco, noi invece ci siamo occupati della parte empirica sullo status culturale ed economico, il ruolo delle donne e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, non solo in Slavonia, in Croazia, Bosnia e Erzegovina, abbiamo anche allargato uno sguardo sul Montenegro e la Romania. Ecco, mi si era bloccato il PowerPoint. Per darvi due informazioni sulle comunità degli italiani nei paesi oggetto di studio, appunto stiamo parlando, in Croazia ovviamente ci sono tutte le comunità italiane dell'Istria, il Quarnero, Dalmazia e quant'altro, e quindi insomma i numeri sono molto più alti. Noi siamo andati a vedere appunto le comunità della Slavonia e Moslavina, e quindi sono numeri inferiori, però secondo il censimento l'ultimo disponibile, queste sono le persone dichiarate di madrelingua italiana, 17.807, mentre appunto, scusate, di etnia italiana, mentre madrelingua più di 18.000. Mentre per la Bosnia e Erzegovina abbiamo purtroppo ancora i dati del 1991, stiamo parlando di, in teoria, teoricamente, intorno a 700 persone. Montenegro, i dati del 2017, 135 persone, Romania, l'ultimo censimento disponibile del 2011, si sono dichiarati di etnia italiana più di 3.000 persone, di madrelingua italiana poco meno di 3.000. Ecco, le comunità degli italiani in questi quattro paesi sono organizzate in modo molto molto differenti, come avete già sentito comunque in parte anche dal dottor Abram, insomma, per quanto riguarda Croazia, Bosnia e Erzegovina. In Croazia abbiamo in Slavonia e Moslavina, quelle che si sono autodefinite di recente le comunità di italiani continentali, che sono associazioni di volontariato che afferiscono all'Unione Italiana, comunque che è un'organizzazione invece ombrello, insomma, di tutte le comunità italiane in Croazia e Slovenia. E in Bosnia e Erzegovina ci sono ufficialmente registrate quattro associazioni di cittadini di origine italiana. In Montenegro c'è un'associazione principale che è in forma di organizzazione non governativa con sede a Cattaro, Kotor, e in Romania diverse organizzazioni di volontariato che afferiscono a quelle degli italiani all'estero, e poi anche l'Associazione Italiani di Romania, ROASIT. Ecco, e la nostra parte era una parte empirica, siamo andati a vedere questa domanda di ricerca principale, ossia qual è l'attuale status culturale e il ruolo economico delle comunità degli italiani in queste aree, in questi paesi, con un focus sulle donne e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, come vi dicevo prima, in particolare gli obiettivi numero 5 sull'uguaglianza di genere, il 10 sulla ridurre le disuguaglianze, l'11 su città sostenibili, città comunità sostenibile, 16 su pace, giustizia e istituzioni forti. Ecco, abbiamo utilizzato una metodologia socio-giuridica però qualitativa, con due tecniche di ricerca e due set di dati secondari, analizzandoli dal punto di vista giuridico, e poi anche un set di dati primari derivanti da 17 interviste qualitative semistrutturate che abbiamo analizzato tematicamente. Queste interviste le sono state fatte sia a membri delle comunità associazioni di italiani, sia a rappresentanti diplomatici o consolati onorari nelle aree o paesi oggetti di studio, proprio perché volevamo anche capire come diciamo le sedi italiane in queste aree, in queste operano e contribuiscono insomma alla vitalità della lingua e della cultura italiana, status economico e quant'altro. Ecco, qui c'è una tabella che riassume le interviste svolte. Abbiamo invitato 16 associazioni e comunità italiani in queste quattro aree o paesi e 7 rappresentanti diplomatiche, di cui sono state infine intervistate appunto 11 associazioni e comunità italiani, ai rappresentanti diplomatici e consolati onorari, per un totale appunto di 17 interviste, e qui potete vedere appunto che ogni paese è stato coperto con almeno un'intervista. Ecco, in questa slide incomincio a parlarvi dei risultati principali delle interviste.
innanzitutto sull'uso e la vitalità della lingua e della cultura italiana. E abbiamo osservato un declino sia dell'italiano standard, in genere dell'uso dell'italiano standard, sia dei codici italofoni, codici linguistici italofoni, ossia i dialetti. Tuttavia la lingua italiana rimane molto amata e molto apprezzata sia all'interno sia all'esterno delle comunità o associazioni di italiani, ma anche molto, appunto, molto amata, molto studiata anche, anche da non appartenenti alle comunità o associazioni di italiano. Le relazioni con l'Italia esplicano un effetto positivo anche sull'uso e la diffusione della lingua italiana, ossia dove le relazioni economiche con l'Italia sono molto forti o vi è un partenariato molto forte, e questo produce effetti appunto anche sull'uso e la diffusione della lingua. Tuttavia il ruolo principale viene percepito dagli intervistati comunque ancora dagli istituti scolastici. Quindi ove ci sono vi è un uso maggiore, ove non ci sono vi è un uso minore. E rimane una lingua parlata prettamente in famiglia o nell'ambito delle comunità e associazioni stesse. Ecco, qui invece abbiamo un approfondimento sulle associazioni stesse, come si vedono, come vedono il loro futuro. Sono molto attive, abbiamo chiesto loro appunto non solo quale attività svolgono, che queste appunto possono essere trovate online, ma appunto se sono, qual è il grado di vitalità, sono molto molto attive tutte, cercano di, meno attive forse dove le comunità sono un po' più, gli italiani sono un po' più dispersi, ecco questo magari è il caso un po' della Romania, però comunque riescono a promuovere una varietà notevole di attività culturali come espressioni letterarie, artigianato, mostre, festival, poi ne abbiamo sentito parlare anche dal dottor Abram, insomma. La pandemia, abbiamo chiesto che effetti appunto ha avuto, ha inciso negativamente, ovviamente, sulle attività, ma anche gli scambi culturali, i viaggi, e sono state comunque portate avanti molte attività, soprattutto appunto grazie alle nuove tecnologie, magari con corsi di italiano online, aperitivi online e altri tipi di anche caffè letterari, insomma, e quant'altro. E vedono il loro futuro, qui c'è una disparità fra gli intervistati che si dividono fra chi è più ottimista, chi è meno ottimista o più pessimista sul futuro delle comunità e o associazioni degli italiani. E tendenzialmente sono più pessimisti ove appunto gli italiani sono più dispersi sul territorio, appunto come dicevo prima la Romania, però non mancano ecco, iniziative innovative, per esempio cercare di coinvolgere proprio un'attività di un'associazione le generazioni più anziane insegnando loro come usare le nuove tecnologie sullo smartphone oppure offrirsi come ruolo di mediatore socio-economico tra imprese, associazioni, paesi di residenza e Italia. Quindi ci sono comunque anche molte iniziative in corso. Il ruolo delle donne, ecco le donne, che appunto come aveva detto all'inizio Alice Engel, avevamo già osservato indirettamente che erano molto attive nelle loro associazioni, in questo caso le abbiamo anche verificato direttamente. Vengono viste veramente come ruoli fondamentali, rivestono ruoli di rilievo nella gestione delle comunità, spesso sono presidenti o costituiscono maggioranza dei membri dei comitati della gestione. Vengono descritte come più proattive da tutti, quindi non intervistate sia uomini, donne, anche dalle ambasciate, disponibili ed attente alle attività e alle associazioni e fondamentali anche per la trasmissione della lingua italiana, insomma, anche all'interno della famiglia nel ruolo di genitore. Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, qui è tutto molto riassunto, quando poi appunto il report verrà pubblicato online. Potrete sicuramente insomma osservare e leggere più in dettaglio. Comunque diciamo che per quanto riguarda l'uguaglianza di genere in tutte queste aree la differenza tra uomini e donne non viene più percepita così marcata come in passato, questo era proprio un ritornello diciamo così nelle interviste, ma ci sono ancora tante azioni da intraprendere soprattutto riguardo le differenze salariali. Per quanto riguarda
ridurre le disuguaglianze. Qui abbiamo chiesto il livello proprio solo socio-economico, ci siamo focalizzati su questo e non vengono viste grandi differenze, ossia quindi se le persone appartengono alle comunità associazioni di italiani tendenzialmente non hanno una situazione socio-economica che differisce dal resto della popolazione. E l'obiettivo numero 11 è su città comunità sostenibili, a cui viene notato dagli intervistati un aumento degli investimenti per cercare appunto di rendere più vivibili, più sostenibili, più piacevoli insomma le città, le regioni, lo Stato, però comunque grandi anche carenze infrastrutturali, soprattutto per esempio la rete ferroviaria è stata segnalata soprattutto in Croazia e in Romania. E l'obiettivo 16, pace, giustizia, istituzioni forti, e qui abbiamo chiesto la convivenza fra e con le comunità di italiani, viene vista come molto pacifica, tendenzialmente le comunità italiane sono sempre molto bene accette, molto ben viste e hanno anche buoni rapporti con le istituzioni, soprattutto con quelle locali. Ecco, per quanto riguarda sviluppo, investimento e ripresa economica post-pandemica, c'è difficoltà nel promuovere iniziative di tipo economico da parte delle associazioni o comunità, perché tendenzialmente si occupano solamente di attività culturali, tendenzialmente anche solo linguistiche, e quindi le comunità e le associazioni non hanno molto tempo, perché molte appunto si basano sul volontariato, o non hanno le capacità o anche le strutture, insomma, per portare avanti alcune, non hanno segreteria come altre, però magari in Istria, insomma, quindi un'informazione che viene dal precedente progetto. E al contempo però quasi tutti vedevano grandi spazi di investimento, anche le ambasciate e i consolati onorari, però perché affidandosi agli enti predisposti, insomma, quindi alle camere di commercio binazionali, non inventandosi insomma un investimento, ma informandosi debitamente sulla legislazione e la prassi in vigore. Ecco, il legame con l'Italia viene espresso e sentito fortemente da parte delle associazioni o comunità di italiani, in modo appunto forte e sentito, e le associazioni, le rappresentanze diplomatiche, consolati onorari rimangono comunque di vitale importanza, vengono percepiti come di vitale importanza. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione, qui tolgo il mio schermo e senza ulteriori indugi passo la parola a Giovanni Maria De Vita, consigliere d'ambasciata, coordinatore delle attività per gli italiani all'estero concernente il turismo delle radici, iniziative culturali pluriennali e promozione sui media del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il suo intervento sul turismo delle radici come opportunità per ripensare le relazioni dell'Italia con le sue comunità all'estero. Prego, consigliere. Grazie dottoressa Tomaselli, grazie dottoressa Engel. Mi sentite? Grazie. È un'importante opportunità per noi poter partecipare a questo colloquio che peraltro ha come focus una comunità italiana sui generis, una comunità italiana che non appartiene al mainstream. Io guardo il professor Ricciardi, sicuramente mi bacchetterà dopo, però è comunque una comunità italiana che ha una sua caratteristica importante e che ha molti tratti in comune con le altre comunità italiane nel mondo. L'abbiamo sentito nell'intervento del dottor Abram, che parlava appunto di quanto forte restasse in queste comunità l'attaccamento al patrimonio culturale tradizionale come appunto fattore identitario in società che tra l'altro sono state forse le prime società multiculturali perlomeno in Europa. Non dimentichiamo che questi italiani, questo sarebbe interessante che magari lo studio potesse dettagliare più specificamente, si trovano in questa area del mondo per
essenzialmente per due ragioni. La prima è che in quanto cittadini dell'impero austro-ungarico si spostavano o venivano spostati per certi tipi di esigenze. La seconda è che per il fatto del quando l'impero austro-ungarico collassò, molti di questi territori si trovarono sotto il controllo italiano e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale furono soggetti insieme alle comunità, con tutto il dramma che le comunità soffrirono, si trovarono all'interno, inglobati in stati diversi. Il turismo delle radici è un fenomeno, un settore del turismo in generale al quale il Ministero degli Esteri guarda con molto interesse. E questo perché? Perché si rivolge ad una platea di persone che costituiscono un unicum nella storia mondiale, noi questo siamo molto orgogliosi, e che riguarda appunto, che comprende circa 80 milioni di persone tra italiani cosiddetti di passaporto e oriundi italiani nel mondo. Sono comunità che sono distribuite dal Canada fino alla Nuova Zelanda e che mantengono in misura diversa un forte attaccamento alle proprie origini, a volte anche come reazione postmoderna a fenomeni tipo omologazione e globalizzazione, soprattutto in società multiculturali, se si pensa ad esempio al Canada o agli Stati Uniti, Brasile, Argentina, Australia. E quindi riscoprono, tendono a riscoprire in misura crescente la loro italianità, appunto per affermare un essere diverso dall'altro, pur appartenendo nella stessa comunità. È molto interessante, studi del Calandra Institute di New York hanno rilevato come negli ultimi decenni il numero di persone che volontariamente dichiaravano di avere origini italiane negli Stati Uniti cresceva sempre di più, e questo a testimonianza di quanto appunto forte sia il legame di queste comunità. Il turismo delle radici, noi abbiamo avviato un'azione di sensibilizzazione soprattutto all'interno dell'Italia, perché in realtà il turismo delle radici non si spiega agli italiani all'estero. Gli italiani all'estero, gli italiani all'estero sanno benissimo di che cosa si tratta, però bisogna, considerando che si tratta di persone con un particolare livello di aspettative, particolare bisogno, c'è bisogno di particolari appunto esigenze, esiste la necessità di sviluppare in Italia un'offerta mirata per poter accogliere queste persone. Il turista delle radici viene in Italia per chiudere spesso un anello, chiude con un anello una catena emotiva che lo lega da terre lontane al nostro paese, e deve poter essere accolto e guidato sui territori di cui spesso non parla nemmeno la lingua. Ci sono moltissimi italiani di nuova generazione che non conoscono malamente l'italiano, quindi devono essere guidati da persone che sappiano comprenderli, ma soprattutto sappiano indirizzarli nei luoghi fisici, ma anche della tradizione che loro sono interessati a scoprire. Noi ci siamo mossi dal 2018 intercettando questa vivacità che c'era sul territorio italiano da parte soprattutto di start-up, associazioni di connazionali, associazioni di categorie, e abbiamo creato un tavolo tecnico che ha la funzione di forum di discussione e di scambio di buone prassi per appunto cercare di indirizzare tutti gli operatori verso un'offerta mirata e consona alle aspettative del turista delle radici. Abbiamo finanziato come Ministero degli Esteri alcune iniziative che riguardano, la prima è stata la creazione di una guida alle radici italiane fatta in collaborazione con un'associazione che si chiama Radici Italiana e che propone una serie di itinerari che sono itinerari fisici ma itinerari anche della memoria attraverso le regioni italiane, quindi la riscoperta non solo dei luoghi da dove provenivano gli antenati ma le tradizioni, i detti, i canti,
mercati, l'enogastronomia e il territorio. E poi abbiamo finanziato e sostenuto l'Università della Calabria nella conduzione di una ricerca comparata tra la Calabria e il sud dell'Italia per definire appunto quelle che potevano essere le caratteristiche del turismo delle radici di cui che dovevano essere conosciuti da quanti sui territori sono interessati a promuovere questo tipo di attività. Un'altra ricerca che è attesa per questo autunno dovrebbe ampliare il contesto un po' in tutto il mondo. Abbiamo tra l'altro incoraggiati dai risultati che abbiamo avuto nel tavolo tecnico, abbiamo anche proposto quando c'è stato in occasione della definizione del PNRR, abbiamo proposto un progetto proprio mirato alla promozione del turismo delle radici, che è un progetto che si articola su varie componenti, che chiaramente ha nella sua, tra queste dà grande importanza alla formazione del personale, perché appunto il turista delle radici non è il turista che visita i luoghi del mainstream turistico italiano, ma è una persona che scopre, ha bisogno di scoprire alcune situazioni in cui spesso appunto deve essere accompagnato. Ma sarà per noi anche l'occasione per valorizzare l'emigrazione, la storia dell'emigrazione italiana attraverso la creazione di una piattaforma virtuale che dovrebbe un po' costituire un museo virtuale dell'emigrazione con tanti contenuti, filmati, documenti e mettendo in rete tutta la realtà dei musei dell'emigrazione italiana sul territorio, che sono tanti, così come pure le biblioteche che hanno degli archivi dedicati all'emigrazione. E chiaramente poi ci saranno tutta una serie di altre iniziative. Grande importanza avrà l'attività di comunicazione verso l'estero, che comprende il coinvolgimento delle comunità, tenendo presente che le comunità verranno coinvolte anche per avere degli input, per avere delle indicazioni su quello che deve essere il tipo di azione e il tipo di intervento da realizzare. Cioè, le comunità all'estero ovviamente sono le grandi protagoniste di questo progetto. Noi abbiamo ovviamente, tramite la rete di cui disponiamo all'estero, attraverso gli organismi di rappresentanza, come le associazioni, le stiamo contattando e stiamo appunto raccogliendo queste informazioni per affinare questo tipo di progetto. Vorrei ora dire qualcosa sul, spero di restare nei tempi previsti, su il perché noi riteniamo che il turismo delle radici sia una grande opportunità. Noi, a parte il fatto che da un punto di vista proprio della politica del turismo rappresenta una occasione per pensare un po' un'offerta turistica in Italia. L'Italia è un paese che, nonostante il fatto che abbia il più alto numero di beni patrimonio dell'UNESCO, sia materiali che immateriali, è un paese che poi nelle statistiche delle visite dall'estero resta sempre al quinto o sesto posto ogni anno. Questo perché purtroppo sul turismo non si è molto investito, anche per il fatto che il turismo è una materia condivisa tra le regioni. Finora non c'è stato un ente centrale con una attività di indirizzo. Il Ministero del Turismo è stato creato soltanto un paio di anni fa e non è sicuro che verrà mantenuto dai governi che poi succederanno. Quindi questa è un'occasione per pensare e investire sul turismo, ma soprattutto è un'occasione per allacciare un rapporto nuovo e diverso con le nostre comunità. Parlare in Italia dei turisti delle radici significa parlare in Italia di quello che è la dimensione della comunità italiana nel mondo, che devo dire purtroppo è ancora poco conosciuta, spesso, come dire, mortificata da stereotipi negativi che sono diffusi dal cinema, magari, o da altri media, e sono pochi in Italia quelli che comprendono il valore
che ha innanzitutto la dimensione della storia di queste comunità e il contributo che hanno apportato nei paesi in cui si sono inserite, ma soprattutto ancora non si è attentamente valutato il potenziale in termini di sviluppo dei rapporti bilaterali che può avere un rapporto con le nostre comunità che si basa sulla conoscenza reciproca, sulla curiosità, sull'interesse, considerando che ovviamente le nostre comunità del mondo sono un veicolo importante di promozione del sistema Italia, ma anche l'Italia può promuovere le sue comunità del mondo, anche per il fatto che, essendo un paese che è membro del G7, che ha una sua storia industriale e economica rilevante, è anche però un membro dell'Unione Europea e attraverso questo l'occasione della conoscenza e dello sviluppo di relazioni può essere una porta appunto per le comunità che vivono in paesi extraeuropei per entrare e avvantaggiarsi di questi progetti. E in definitiva quindi è un'operazione, come si chiama ora, di public diplomacy, che tende appunto a guardare e a considerare le nostre comunità come un'opportunità per sviluppare i rapporti bilaterali con i paesi in cui sono destinatari. Ma il turismo delle radici è anche all'interno dello sviluppo del settore del turismo italiano una risposta un po' diversa, però anche riteniamo efficace, ai problemi che sono sorti in questo settore a seguito dell'epidemia di Covid, che ha creato ovviamente una grossa inibizione della crescita del settore. È un turismo, diciamo, questo per attenerci un po' anche ai temi di questo webinar, è un turismo che è molto amico dell'ambiente ed è un turismo che affrontato con costanza, è un tipo di turismo che si è affrontato con costanza e con convinzione, può avere dei notevoli effetti positivi per invertire le performance economiche di zone dell'Italia che sono interessate ancora da bassi tassi di crescita e spopolamento. Questo perché l'emigrazione italiana proviene per la grande maggioranza dai territori delle cosiddette aree rurali italiane, che sono circa il 70% del territorio dello Stato. Ed è un turismo che è suscettibile di creare delle nuovi tipi di occupazione e quindi di fare in modo che i giovani sentano meno la necessità di abbandonare i luoghi in cui vivono, soprattutto i borghi e le aree rurali, appunto, e al tempo stesso, attraverso l'interesse e la curiosità che i turisti delle radici hanno verso i territori nel loro insieme, è un'occasione per rivitalizzare delle attività economiche, per espandere una domanda e un'offerta nei confronti, per esempio, cioè soprattutto nei settori, penso all'enogastronomia, ma anche alla piccolo artigianato, alla prestazione di servizi sui territori, penso alle guide paesaggistiche e tutto quanto. E quindi e poi è un turismo che, riproponendo l'immagine dei territori e dei luoghi così come un po' sono stati lasciati dagli antenati dei turisti delle radici, è un turista che induce al recupero artistico e urbanistico dell'esistente, quindi non promuove nuove cementificazioni ed è quindi instaura un circuito virtuoso che appunto di cui beneficia senz'altro il territorio. E noi riteniamo che tra l'altro il modello dello sviluppo del turismo delle radici possa essere, non è soltanto finalizzato a chi viene dall'estero. Tra l'altro uno dei vantaggi è che, essendo gli italiani all'estero distribuiti in tutto il mondo, consentono un'opportunità per
evitare gli effetti della destagionalizzazione del turismo, quindi non, solo, non è un prodotto che si, di cui si, si approfitta soltanto d'estate, ma può essere appunto usufruito nel corso di tutto l'anno e riteniamo che possa sviluppare delle, come dire, possa essere molto interessante per attirare altri tipi di turismo. Turismo che questa, in questa categoria si chiamano emozionali, come il turismo di prossimità, che chiaramente è stato molto riscoperto in questo periodo della pandemia. Bene, io mi fermerei qua, sono chiaramente disponibile in caso di domande, vorrei rispettare il tempo che mi è stato dato e vi ringrazio per questa opportunità. Grazie mille a lei, consigliere De Vita, insomma, per questa appunto panoramica sul turismo delle radici come opportunità, appunto. E senza ulteriore indugio do la parola a Tony Ricciardi per il suo intervento su Belluno, Croazia, tra storie e scenari futuri dall'immigrazione al turismo delle radici. Prego, Tony. Bene, buon pomeriggio a tutte e tutti. Io intanto vi porto i saluti del presidente De Bono, del direttore Crepaz e ovviamente di Simone, che più di me ha lavorato in una maniera concreta ai risultati che abbiamo poi presentato in questo lavoro. Vi dico in premessa, io sono stato virtualmente adottato dall'Associazione dei Bellunesi più di 10 anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione. Dico questo perché il valore intrinseco del lavoro che l'ABM fa dal 66 e che altri ancora prima, come i trentini che parleranno dopo, fanno, credo che sia il più grande patrimonio per la sopravvivenza di tante piccole realtà. E mi collego a quello che diceva il consigliere De Vita, del quale ho apprezzato le nozioni storiche che mi facilitano nell'introduzione al mio intervento. Ora, noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo focalizzati sulla presenza dei bellunesi, soprattutto in Slavonia. Abbiamo tralasciato alcuni aspetti come Lissa, perché altrimenti avremmo direttamente dirottato il tema da altre parti. Cito solo la vicenda dell'Arsia, la catastrofe del 40 e quindi già quella poi ci metterebbe, ci avrebbe aperto tanti link e tante finestre, ci portavano fuori strada. Ora, questa presenza quando inizia? All'inizio dell'Ottocento, e appunto, come ci ricordava il consigliere De Vita, vivevamo in uno spazio mitteleuropeo, tra virgolette, sud-europeo, che vedeva la convivenza linguistica e, uso un'espressione che io non amo, etnie diverse, che convivevano sotto un cappello istituzionale di natura diversa. La presenza bellunese si concentra prevalentemente nello spazio della Croazia, in Slavonia appunto, e nei centri di Pakrac e Lipik, e sostanzialmente queste persone che cosa andavano a fare? Andavano a fare un po' quello che sapevano già fare, attività boschive, sono territori ricchi d'acqua, agricoltura e riserve minerarie. Ora, tutti questi elementi io vi pregherei di annotarveli nella testa, perché se poi li facciamo nostri, capiamo anche nel divenire dell'esperienza migratoria di quest'area del paese, come poi alcune professionalità noi le ritroviamo a distanza di un secolo. E vi cito semplicemente Marcinelle e vi cito semplicemente Matmark, per legare come poi alcune competenze sono figlie di una contaminazione molto più antica. Noi ci siamo partiti dall'Ottocento, ma avremmo potuto retrodatare la nostra analisi in epoca medievale, quando inizia questa forma di mobilità tra regioni. Ora, altro elemento, questa contaminazione, questa presenza fa acquisire a questi primi gruppi che si spostano in Croazia anche la conoscenza e sviluppare anche la capacità nel costruire mattoni. Ora, questa cosa che sembra una banalità, se poi la leghiamo al percorso migratorio che nei decenni successivi da quest'area svolgeranno in molti, ci porta diritto ad una competenza che è quella delle costruzioni, che è quella dell'edilizia, che è quella anche delle grandi infrastrutture poi nel secolo successivo, dove si sono caratterizzate l'azione
dei bellunesi nel mondo. Da dove provenivano? Le aree sono sostanzialmente quelle dove costantemente poi è partita, cioè una sorta di continuum storico di lungo periodo, questa presenza migratoria. E molti dei paesi che voi trovate sono paesi che sono divenuti famosi alle cronache nazionali perché legate purtroppo a tragedie, alle grandi tragedie dell'emigrazione italiana nel mondo. Vediamo un po' se riesco ad andare avanti con le slide. Oh, allora, questo cappello di premessa ci porta ad una sintesi estrema di cesure temporali, perché le cesure temporali sono quei momenti della storia nei quali cambia. De Vita prima accennava il crollo dell'impero austro-ungarico, improvvisamente delle scelte geopolitiche cambiano, io non amo la parola identità ma la uso per capirci, cambiano anche formalmente l'identità delle persone in un certo qual modo, perché tu ti ritrovi con lo sviluppo spinto del concetto di Stato-Nazione che è di memoria westfaliana, come sapete, ma che poi sostanzialmente si concretizza nell'8-900, quando gli stati a un certo punto iniziano a ragionare di frontiere, di documenti per il transito, ma soprattutto iniziano a sdoganare definitivamente con l'imperialismo europeo il concetto di emigrazione e quindi di mobilità. Ora, la Grande Guerra è uno degli elementi classici. Io l'anno scorso ho passato un po' di tempo nell'archivio di Pisino, Potsdam, a vedere le carte dell'amministrazione italiana di quel territorio, ed era interessante notare come la stessa persona, i registi militari, avesse fatto la prima guerra mondiale nell'esercito imperiale austro-ungarico e la seconda guerra mondiale invece nell'esercito italiano. Ora, questo è un elemento che a un certo punto molti di coloro che si trovavano soprattutto in Slavonia furono arruolati nell'esercito imperiale austro-ungarico e si trovarono a combattere contro familiari che stavano dall'altra parte. La dissoluzione dell'impero austro-ungarico porta alla nascita di Ploskine, che poi diventa un po' la città simbolo della presenza bellunese, tant'è che in questo lavoro di ricerca che da anni la BM fa, voi avete la possibilità nell'archivio fotografico, ad esempio, di trovare anche memoria visiva della presenza bellunese negli anni 20, negli anni 30, a testimonianza di una comunità che in un certo qual modo aveva portato con sé delle tradizioni che sono le tradizioni classiche delle comunità italiane all'estero, sia in un territorio quasi contiguo come quello della Croazia, sia al di là del mondo. La seconda guerra mondiale rappresenta un ulteriore momento di cesura, come sapete, e quindi a un certo punto quelli che erano territori anche italiani cambiano la loro collocazione, e qui ci sono ancora pagine di storiografia che sono state scritte, che andranno ancora scritte nel comprendere chi poi scelse da che parte stare. Indubbiamente molti bellunesi si caratterizzarono per partecipare al movimento di liberazione antifascista, antinazista del tempo, però indubbiamente è una pagina di storia, perché molti pensarono invece di vedere in quella soluzione geopolitica un futuro diverso. Un elemento di fondo però interessante, prima Abraham ci parlava della nascita di associazioni anche dopo gli anni 90, qui nel maggio del 1976 nasce la Società Italiana Libertà, che diventa un luogo di conservazione della memoria e quindi un luogo nel quale si rivendica l'italianità, si rivendica una sorta di appartenenza territoriale. Ora non sto a ripetere le cose che ha detto Abraham rispetto all'utilizzo della lingua e poi questa contaminazione anche della cucina, ma diciamo che diamo per letti questi concetti. Arriviamo all'oggi e arriviamo poi al ruolo anche della BM e al turismo delle radici.
Oggi in Croazia le cifre Alexandra ce le ha date chiaramente. Per quanto riguarda i bellunesi, diciamo che abbiamo una comunità in Croazia che grosso modo è ridotta rispetto alla componente complessiva, diciamo, dei Veneti, però è chiaramente una rilevazione nettamente e chiaramente sottostimata. Sapete bene, diamo per letti il fatto del ritardo di iscrizione, della non iscrizione registrare, ma soprattutto la difficoltà, la complessità nel poter registrare stanzialità in luoghi che sono, come dire, sempre più comunicanti tra di loro, come lo erano probabilmente nel XIX secolo, e mentre sono stati recintati e bloccati nel XX, ecco, adesso siamo ritornati ad un modello che forse si può richiamare a quell'elemento lì. Ora, storicamente esiste un rapporto storico tra l'ABM e la Società Libertà. Lo sapete, l'ABM nasce nel 66, all'indomani della catastrofe di Mattmark, e quella diventa un po' la ragion di vita e d'essere di questa associazione, che da prima che si parlasse del turismo delle radici ha sperimentato da tempo il turismo familiare, che io lo chiamo così, ma che è un po' quello che anche il consigliere De Vita ci diceva. Tuttavia io ritengo e reputo che l'ABM, ovviamente la stessa cosa la potremmo dire dei Trentini o dei Lucchesi o di altre associazioni, ma restiamo al territorio, l'ABM abbia sviluppato un modello molto interessante di startup da poter utilizzare e anche modellare e applicare nel resto del paese. Guardate, noi lo sappiamo, la storia dell'immigrazione italiana è storia della provincia italiana, e il turismo delle radici non è solo un volano di promozione di un'attività diciamo turistico, commerciale, economica. Secondo me ha un valore etico e morale ben più alto, ovvero è l'ultimo estremo tentativo per salvare un paese, intendo i singoli minuscoli paesi, perché noi sappiamo che lo spopolamento non è solo la malattia, lo spopolamento porta alla morte dei piccoli paesi. E se noi guardiamo la mappa geografica e in Italia, ma soprattutto anche in altri grandi paesi europei, la Svizzera, la Francia, la Spagna, i paesi possono morire, poi i paesi si possono cancellare. Allora io credo che questo tipo di modello, a Belluno lo sapete, c'è un piccolo museo dell'immigrazione, né troppo grande né troppo piccolo, dal mio punto di vista il giusto, ma è ben integrato nello spazio urbano della città, ma soprattutto l'attività dell'ABM ha avuto la capacità di costruire networking, territorio, e quindi soprattutto questa cosa però non è avviene solo attraverso la promozione del prodotto tipico, l'enogastronomia, il paesaggio, eccetera, eccetera, che vi risparmio, ma passa attraverso un lavoro, che è quello, il lavoro di ricerca. Allora, costantemente e quotidianamente, piccoli eventi, non grandi eventi, dal piccolo incidente di lavoro al piccolo fatto di cronaca, negativa e positiva che essa sia stata, l'ABM sta costruendo questa grande mappa, lenta, faticosa, pezzo per pezzo, di una presenza ramificata in tutto il mondo. Ora, questo è uno degli elementi che fanno parte di questa grande narrazione del territorio, perché quello che il consigliere De Vita non ha detto, e che probabilmente è l'elemento che è più complesso da spiegare, è che per fare tutto questo non bastano i manager, non bastano le campagne di comunicazione, serve una grande campagna culturale e di ricerca e di narrazione, perché la narrazione di un territorio passa attraverso questo. Allora io credo, per avviarmi a chiudere, che questa presenza e questo modello di presenza in Croazia ci apre un'altra finestra di ragionamento sul turismo delle radici. Le contiguità territoriali a loro volta, perché è facile immaginare il turismo delle radici per le terze generazioni in America Latina o nell'America del Nord. Se ci spostiamo il focus in Europa e se avviciniamo questi territori sempre di più, iniziamo però a non vederli. In realtà io credo che una soluzione, una modalità ci sia,
per sviluppare il turismo delle radici anche in contesti territoriali come questi, perché sono dati appunto da un'antica tradizione di continuità, da processi, da cesure storiche che hanno cambiato gli elementi identitari di queste persone, che però allo stesso tempo oggi, con l'abbattimento, si spera sempre di più, di barriere, anche se siamo un po', come dire, pessimisti in questi periodi su queste cose, credo che si possano invece riannodare i fili di questa narrazione. Ora, io chiudo così, con il motto dell'ABM, vicini e lontani, ma mai soli. Io credo che questo sia l'elemento fondante del ruolo che un'associazione, dell'associazionismo sul territorio, perché molte volte, vedete, quello che hanno fatto queste associazioni, e non le rielenco perché sono tante in Italia e le conosciamo, hanno mantenuto in vita un patrimonio, hanno mantenuto in vita una memoria, ma attenzione, non di una storia di nicchia, perché noi dobbiamo avere il coraggio prima o poi di dirlo. L'emigrazione è italiana, è il più grande fenomeno della storia che l'Italia abbia mai conosciuto. Io ho fatto qualche giorno fa ho fatto un'intervista dove ho detto: se voi entrate in una libreria, guardate quanti libri sono dedicati al fascismo e quanti sono dedicati, che è durato un ventennio, e quanti libri sono dedicati al boom economico italiano che è durato meno di un decennio. E guardate invece quanto spazio è dato alla storia dell'emigrazione italiana, che è il fenomeno che ha toccato ormai, ha sfondato il muro dei 35 milioni di partenze, ma è un fenomeno talmente capillare che è in grado di accomunare attraverso le esperienze Belluno con il paesino più sperduto della Sicilia e il villaggio alle pendici del Monte Bianco in Aosta con qualsiasi realtà del centro Italia toscano. Ora credo che noi su questa strada dovremmo proseguire e credo che questa esperienza, questo progetto, questa ricerca che io interpreto come l'inizio di un percorso di analisi di queste cose, credo che vadano verso la direzione giusta. Io vi ringrazio. Grazie mille a te, Tony, per il tuo prezioso contributo. Ora passo la parola a Caterina Gobert e Francesco Bocchetti dell'Associazione Trentini del Mondo per il loro intervento sul turismo come opportunità di sviluppo sostenibile tra nord-est italiano ed Europa sud-orientale, il ruolo delle comunità italiane. Prego. Grazie Alexandra. Prenderò appunto qualche minuto io, poi dopo passerò la parola a Caterina. Condivido un attimo lo schermo. Io ho la fortuna, diciamo, di parlare quando gran parte delle cose sono state dette, quindi ho il vantaggio, diciamo, di non dover ripetere, insomma, tante cose che sono già state accennate, anche perché appunto l'emigrazione trentina verso la Bosnia e verso i paesi dell'Europa orientale si inserisce nello stesso contesto di quella bellunese dell'impero austro-ungarico e anche in un contesto in cui non solo i trentini italiani si muovevano, ma in alcune località dove siamo presenti, in particolare nella parte settentrionale della Bosnia, nella piccola Europa, sono presenti anche tante altre minoranze provenienti da diverse aree dell'impero austro-ungarico. Ci sono ungheresi, ci sono ucraini, ci sono polacchi, slovacchi, anche tedeschi, e quindi è un luogo dove i nostri italiani si sono inseriti in un contesto multiculturale, multietnico e molto ricco dal punto di vista culturale. E in questo senso si sono anche fatti, come dire, apprezzare, riconoscere, e si sono inseriti in questa sorta di dinamica ampia. Qua sono indicate quali sono le comunità e dove sono le comunità tante volte citate, insomma, della Bosnia Erzegovina, quindi nel nord a Banja Luka, a Stivor, a Sarajevo, e qua c'è un'altra piccola comunità che non esiste più, credo che sia Zenica, e qui c'è Tuzla. Abbiamo aggiunto anche un puntino in Serbia, che è quello di Novi Sad, dove
c'è un gruppo di famiglie provenienti da Štivor che negli anni della Jugoslavia si è trasferita lì. Esistono anche famiglie che vivono a Belgrado e quindi insomma è una comunità mobile, insomma non ferma. Ho messo qualche fotografia per rendere un po' l'idea di quello che nel concreto sono e fanno queste comunità, fotografie recenti di iniziative fatte da pochissimo e anche per dare un'idea anche quantitativa di queste comunità e della loro partecipazione. Bagna Luca, la stima che ci danno i membri dell'associazione italiana, parla di circa 120 persone di origine italiana nell'area. E sono provenienti da diverse regioni d'Italia, tra cui i trentini sono quasi tutti gli eredi dell'esperienza di colonizzazione fatta nella vicina località di Maholiani, nei pressi di Lactasi, dove si era costituita una vera e propria colonia di origine trentina, che poi però negli anni 30 è stata in gran parte spostata nelle bonifiche pontine. E non tutti sanno che oggi nelle zone di Pomezia, Latina, Ardea abitano circa 10.000 persone di origine trentino-bosniaca, quindi sono parecchie. Ecco. E l'immagine qua a fianco a far vedere che è vero che la dominante delle comunità italo-bosniache, perlomeno queste tradizionali, è di origine trentina, ma c'è un riconoscimento, un'identificazione nell'Italia tutta, cioè il circolo di Bagna Luca, l'associazione italiana, fa le mostre fotografiche sulla Campania e non promuove solo il turismo delle radici, ma attraverso le radici promuove il turismo e promuove l'Italia presso i bosniaci. Questo, ecco appunto, la comunità a cui facevo riferimento prima, quella di Maholiani, è una comunità che non esiste più, praticamente si è spostata a Bagna Luca o in massima parte nel Pontino. Ciò che rimane è una piccola chiesetta che è considerata un monumento storico bosniaco e il cimitero italiano. Il resto è una ghost town, nel senso che le casette che erano state costruite con poveri materiali sono sostanzialmente scomparse, non c'è più nulla. C'è il ricordo dell'esistenza di questa comunità. Il circolo di Sarajevo è una comunità piccolina, è composta di una cinquantina di persone, l'associazione di cittadini di origine italiana di Sarajevo, di questi una buona fetta sono trentini, ma chiaramente ce ne sono di provenienti anche dalle altre regioni. E qui appunto un paio di cose fatte in tempi recentissimi, un incontro di tutti i circoli della Bosnia e la partecipazione alla settimana della cucina italiana organizzata in collaborazione con l'ambasciata. Štivor, che è la comunità più emblematica, anche se non la più numerosa, ma la più emblematica, qui parliamo di circa 300 persone, e oltre a più o meno altrettanti stivorani che risiedono oggi in Trentino o nel nord-est italiano, che per qualche motivo di lavoro a partire dal periodo della guerra e poi anche successivamente si sono trasferiti in Italia, riattivando un canale che ha ravvivato la conoscenza della lingua italiana in quella zona. Štivor si parlava ancora il dialetto e grazie agli scambi continui molti stivorani vivono oggi in Valsugana, da dove sono partiti i loro antenati nel 1880, vivono e lavorano lì e hanno di fatto riportato la lingua italiana. Questa è una comunità molto organizzata che possiede una sede fisica, un luogo, che ha una chiesa italiana dove viene celebrata la messa, una delle poche chiese cattoliche che in quella zona è sopravvissuta alla guerra, e dove ancora nella liturgia vengono inseriti dei passaggi in lingua italiana, anche se i sacerdoti non sono di lingua italiana, e dove nella locale scuola elementare vengono tuttora tenuti corsi di lingua italiana. Credo che sia, se non l'unica, una delle rarissime occorrenze di questo nella Bosnia. La comunità di Tuzla è quella numericamente più consistente, posso dirlo perché il circolo di Tuzla ha curato una
ricerca capillare sulla presenza della comunità di origine italiana, individuando circa 700 persone nominalmente una a una, appartenenti a 26 diversi ceppi di origine italiana, di cui 11 sono trentini, 5 della provincia di Udine, 4 veneti e gli altri di altre regioni. Il circolo di Tuzla è un circolo urbano, molto vivace, molto inserito nella politica locale, nella cultura locale, organizza ogni anno una festa in piazza sul tema della cucina italiana e gestisce in accordo con la biblioteca comunale una piccola ma significativa biblioteca italiana. Anche in questo caso parliamo probabilmente di un'occorrenza, se non unica, molto molto rara nella Bosnia. Questi sono, diciamo, un breve ritratto di quelli che sono i circoli. Quello che fanno è proprio promuovere e partecipare alla promozione della cultura italiana e svolgere attività di collegamento con il nostro paese. In questo momento, per esempio, è in corso un progetto di scambio con delle scuole elementari e medie e superiori tra il Trentino e la Bosnia e anche la Romania, dove abbiamo anche lì altre comunità. E anche in questo caso ci sono, oltre a rientri per ragioni turistiche o per ragioni lavorative, anche per esempio ragazzi che vengono in Italia a studiare, sia con borsa di studio sia senza borsa di studio, e quindi imparano l'italiano, alcuni tornano, alcuni restano qui, tanti di loro sono in possesso del passaporto italiano, altri spesso hanno passaporti croati e quindi gli permettono di entrare in Italia come comunitari, e questo non solo a Stibor, dove appunto è più presente la lingua italiana, ma siamo personalmente a conoscenza di alcuni casi di ragazzi di Tuzla, dove la lingua italiana non è più parlata, che però hanno fatto la scelta di compiere i loro studi in Italia e quindi hanno imparato l'italiano e poi adesso, insomma, hanno completato con successo i loro studi. Ecco, io per la parte, diciamo, più legata invece a un'analisi sulle opportunità turistiche, più tecnica, diciamo, lascio la parola a Caterina Gobert. E io sono il direttore dell'associazione, invece Caterina è una volontaria collaboratrice e nonché esperta dei paesi dell'Europa orientale, dove ha vissuto e vive tuttora. Spero che mi sentiate e spero che il mio internet kosovaro collabori, non mi faccia un sabotaggio. E grazie Francesco, sarò rapidissimo perché è rimasto poco tempo per presentare, quindi possiamo passare direttamente alla prossima slide. In generale, la è un che ha che punta ai paesi esterni alla regione Balcani, è dovuto principalmente a proprio ai ridotti mezzi economici delle famiglie bosniache. Qui possiamo vedere una comparazione dell'entrata netta media mensile della Bosnia con altri due paesi dell'Unione Europea, ma comunque della regione balcanica, paesi ex jugoslavi e anche con l'Italia. L'Agenzia Statistica della Bosnia, della Federazione più precisamente, registra che in federazione i consumi delle famiglie medie oscillino tra i 650 euro medi mensili nelle zone urbane e 650 nelle zone rurali, 785 nelle zone urbane, scusatemi, e quindi è evidente che generalmente le famiglie bosniache non possono permettersi di andare in vacanza. Penso che possiamo passare alla prossima slide, Franz. Anche qui possiamo vedere che in realtà il PIL pro capite in Bosnia e Erzegovina non è andato così male se comparato con l'italiano, ma ovviamente le percentuali si basano su dei numeri di partenza estremamente ridotti rispetto a quelli che sono l'Italia.
E ovviamente in questa situazione il Covid-19, la pandemia, ha contratto ancora di più le risorse delle famiglie bosniache, quindi appunto la propria possibilità di partire. Franz, la prossima slide. E quindi appunto qua abbiamo cercato di trovare dei dati, è stato molto difficile trovare delle informazioni specifiche sul turismo bosniaco verso l'Italia e non vengono fatte rilevazioni puntuali. L'Istat include i dati riguardanti il flusso turistico in Italia dalla Bosnia in tutta quella che è gli altri paesi. Ovviamente nel corso degli ultimi anni è aumentato questo numero di turisti, però appunto non possiamo sapere con certezza quanti siano. Quello che possiamo dire è che tuttavia c'è un forte incremento del turismo verso la Bosnia e penso che nella prossima slide abbiamo un grafico in cui possiamo vedere quali sono i paesi di provenienza dei turisti in Bosnia e come possiamo vedere l'Italia fa parte appunto del primo gruppo di paesi partecipanti, è all'ottavo posto se non sbaglio e il quarto paese dell'Unione Europea che visita la Bosnia Erzegovina. È importante notare, ne parlavamo prima con Francesco, che tra questi paesi che vengono appunto registrati come turisti in Bosnia, spesso e volentieri abbiamo cittadini ad esempio dalla Cina e anche dalla Turchia che in realtà molto probabilmente poi andranno a lavorare su cantieri locali, non sono necessariamente turisti, possono essere registrati negli alberghi, ma di fatto lavorare almeno temporaneamente in Bosnia. Possiamo andare alla prossima slide. Appunto qui abbiamo un breakdown, una immagine più precisa degli arrivi italiani in Bosnia Erzegovina. Possiamo andare avanti. Sicuramente nelle presenze fanno anche parte in un certo numero persone che fanno parte della diaspora bosniaca che però ha cittadinanza italiana. E la prossima slide. E qui arriviamo un po' più all'argomento di cui sono più ferrata, avendo anche abitato in ben tre di queste località. Uno dei principali problemi del turismo tra la Bosnia e l'Italia è stato il fatto che fino a questa primavera non esistevano collegamenti diretti aerei tra l'Italia e la Bosnia. C'è stato per un periodo brevissimo un aereo che faceva Mostar-Roma pagato dalle Poste Italiane per i pellegrini che andavano a Međugorje. E quindi l'aspettativa è che adesso che ci sono dei voli diretti sia da Banja Luka che da Tuzla che da Sarajevo, che ovviamente l'interesse per dei turisti bosniaci per l'Italia e viceversa degli italiani per queste località turistiche in Bosnia aumenti. Qui possiamo vedere quattro fotografie che corrispondono a tre, diciamo, delle comunità italiane in Bosnia. Una è chiaramente Sarajevo, l'interesse che si può avere visitare Sarajevo va molto oltre ovviamente la presenza di una piccola comunità italiana, è una capitale molto vivace, interessante sia per la sua storia recente, quindi l'assedio che è avvenuto tra il 92 e il 95, ma anche per tutta appunto la sua stratificazione culturale che parte dall'Impero Ottomano e passa attraverso il periodo asburgico. Le altre due foto in alto sono entrambe della zona di Tuzla, il lago Panonsko Jezero è un bacino artificiale di acqua salata che è stato costruito nel centro della città di Tuzla. Quello che sta succedendo negli ultimi anni che si assiste nella città di Tuzla è un forte interesse per lo sviluppo turistico e quindi sono stati fatti questi grossi investimenti per il recupero urbano di zone degradate che erano diventate fondamentalmente paludose e la figura invece della montagna è il parco naturale del Konjuh che ho pensato fosse interessante menzionare perché c'è un progetto della cooperazione italiana per il recupero faunistico
politico e negli anni scorsi appunto la cooperazione italiana in Bosnia ha marcato alcuni sentieri. Le altre zone in cui ci sono le comunità di Trentini, quindi Banja Luka e Štivor, sono più interessanti da un punto di vista di turismo rurale e naturalistico. La zona di Banja Luka è famosa per queste fonti di acqua termali e appunto per il fiume Verbas, sul quale possono essere fatte varie attività sportive. Invece la zona di Štivor, Prnjavor, è proprio più turismo agreste. Il potenziale turistico della Bosnia non è sfruttato al massimo, questo è dovuto anche a un certo disinteresse da parte delle autorità locali, come succede quasi per tutti gli argomenti in Bosnia. E il turismo verde però sta conoscendo uno sviluppo spinto da donors stranieri, e probabilmente quello che potrebbe essere considerato un progetto flagship e interessante anche per turisti che provengono dal Trentino, dall'Alto Adige, dal Veneto, che sono abituati ad andare in montagna, è quello della Via Dinarica, che è appunto partito con un progetto di UNDP e USAIR e della cooperazione italiana in Bosnia e che poi si è esteso prima in Albania e che sta per partire in Kosovo. E questo è sicuramente un progetto molto, molto virtuoso. E più o meno questo è quanto sulle possibilità di sviluppo turistico tra il nord Italia, nello specifico il Trentino, e le zone della Bosnia in cui vivono le comunità trentine italiane. E appunto per me è molto interessante questo fatto che chiaramente il drive non è la presenza di comunità in trentine, ma che la cooperazione italiana è già capillarmente presente in queste zone con delle attività molto interessanti. Grazie. Intervengo per ringraziare tutti i nostri relatori, le relatrici. Ora quello che è previsto un po' nel nostro programma è un momento di confronto, di domande, di potenziale dibattito, che inviterei chi ci segue appunto a utilizzare la chat per rivolgere eventualmente domande alle relatrici e ai relatori che sono già intervenuti. Per il momento vedo che non ci sono domande, e quindi mi pensavo di sfruttare un po' il mio privilegio di moderatore di questo momento per porre io subito una questione che in realtà mi è stata in qualche modo stimolata da quanto presentato da Francesco e da Caterina in questo ultimo intervento. Perché sì, quello che mi domando è se, e forse in un certo modo emergeva in alcune fonti che l'ho letto sugli anni 80 e 90, se esiste ancora un turismo delle radici inverso, nel senso che mi sembra di poter dire che nelle prime fasi, quando queste comunità, soprattutto la comunità di Štivor, venne tra virgolette scoperta, si organizzavano molti viaggi per i trentini ad andare a vedere tra virgolette le proprie radici, perché si percepiva quelle comunità come in qualche modo testimonianza di un mondo nostro, tra virgolette, non più presente. Quindi diciamo c'era un interesse verso queste comunità per quello che rappresentavano, per quanto in una diciamo un'idealizzazione forse anche un po' arcaizzante della vita di queste comunità, però ecco, era un fenomeno che per quanto riguarda gli anni 80, prima dello scoppio della guerra, mi sembrava abbastanza presente. E che forse ha ancora qualche traccia, non so se sia così, se appunto, e credo che un discorso immagino possa valere anche per Prostine, così come per Štivor. Ci sono persone interessate oggi a visitare questi paesi, queste comunità, proprio per quello che in termini di cultura materiale, cultura popolare ancora rappresentano, o è un turismo delle radici all'inverso ormai esaurito? Questa era un po' la mia domanda. Allora,
Sì, c'è. Cito tre episodi, insomma, chiaramente le dimensioni non sono di flussi di massa, però nel 2017, credo, per esempio i pontini, i trentini del Pontino, che peraltro laggiù vengono chiamati bosniaci, hanno organizzato per esempio un'importante manifestazione proprio nel luogo di origine delle loro famiglie, hanno spostato diversi pullman. E nel 2020, subito proprio, no, 2019, non so se avete notato, nei dati turistici abbiamo messo il 2020 e il 2021 perché era vietato andare in Bosnia, quindi diciamo non era permesso i viaggi turistici verso la Bosnia, che non essendo paese comunitario è quasi sempre stato nella lista E, quindi con impossibilità di viaggiare. Nel 2019, per esempio, la scuola medie di Borgo Valsugana, qua in Trentino, al termine di un percorso di ricerca, di approfondimento durato un paio d'anni, anche in virtù della presenza di diversi ragazzi originari di Stivor, ha organizzato un viaggio di istruzione a Stivor e nell'area circostante. Non più di terza cosa, non più di 2 mesi fa, sono stato contattato da un'organizzazione che probabilmente conosci bene perché è nata a Trento, credo, nella galassia che è Viaggiare Balcani, che si occupa di organizzare viaggi di turismo sociale, turismo culturale nell'area balcanica, perché interessati a una collaborazione con l'associazione per toccare all'interno dei loro itinerari culturali anche i luoghi dell'emigrazione trentina. E in questo senso noi come associazione abbiamo avviato da pochissimo un progetto di servizio civile che ci porterà all'individuazione dei luoghi dell'emigrazione trentina, cioè luoghi significativi, monumenti, beni culturali dell'emigrazione trentina in Trentino e anche fuori dal Trentino, proprio in un'ottica di offrire un domani una sorta di catalogo di dove sono questi posti, questi cimiteri di mauliani, queste chiesette trentine in tutto il mondo che possono essere significative per chi è emigrato, per chi vuole approfondire la storia dell'emigrazione, non solo fuori ma anche in Trentino. Stiamo scoprendo una quantità spettacolare di questi posti che hanno un significato nella storia dell'emigrazione. Grazie Francesco. Continuo a controllare la nostra chat. Io al momento non vedo nulla. Se mi concedete, ne approfitto per una seconda domanda mentre aspettiamo. In questo caso mi rivolgerei ad Alexandra, perché forse il caso che ha approfondito, uno dei casi approfonditi da EURAC, da Alexandra e dal team dell'Istituto sui diritti delle minoranze, quello rumeno, è forse uno dei meno conosciuti. E vedevamo anche dai numeri che presentavi che comunque si tratta di comunità, non se teniamo la scala appunto di quelle di cui stiamo parlando, i numeri che abbiamo visto sulla Bosnia, sulla Croazia, non sono numeri affatto insignificanti. Volevo chiederti un po' quali sono oggi appunto i rapporti con le realtà italiane, sia diciamo di carattere istituzionale, sia con le realtà associative della società civile, e poi se la crescente presenza di italiani in Romania negli ultimi anni, dettata anche da ragioni economiche, ha in qualche modo inciso sull'esperienza e sull'organizzazione di queste comunità. Sì, grazie Marco. Ma allora, la Romania, appunto, ci sono, posso dirvi che vi sono degli insediamenti storici, come potrebbe essere appunto Petroșani,
dove erano, appunto, vi erano insediati bellunesi, però nel corso degli anni praticamente si sono totalmente spopolati di questa popolazione, insomma, cioè non sono stati ripopolati appunto da persone provenienti da altre parti, ma appunto non vi è rimasto neanche più un discendente appunto di bellunesi. Così come abbiamo appunto, per esempio, appunto un circolo trentino piuttosto che famiglie bellunesi o altro che appunto afferiscono alle associazioni di italiani immigrati all'estero, appunto fondamentali assolutamente come trentini nel mondo e bellunesi nel mondo. E però dalle interviste ricordo appunto come siano molto molto dispersi e che effettivamente l'emigrazione anche dei discendenti di italiani all'estero, quindi fuori dalla Romania, stia in parte riportando magari questi discendenti di italiani in Italia, però mandandoli anche in tantissime altre parti del mondo, ecco. Poi ovviamente c'è la ROASIT, l'Associazione degli Italiani di Romania, che svolge proprio un ruolo istituzionale importante e rappresentativo anche. E qui, ecco, ci sono collaborazioni, ma anche ci sono anche delle incomprensioni, però appunto è una realtà veramente molto... la sensazione, ecco, che ho avuto dalle interviste, perché questa non è stata parte delle analisi, però la sensazione che ho avuto durante le interviste è che rispetto anche solo alla Bosnia, che comunque le quattro associazioni incontrano tante difficoltà, insomma, per portare avanti le loro attività, in Romania appunto ci siano ancora più difficoltà nonostante questi numeri alti e italiani ovviamente che sono arrivati tantissimi, insomma, a lavorare di recente immigrazione, insomma, che sono... si sono magari appunto insediati a Brasov piuttosto che a Timișoara e in questo caso prendono comunque collegamenti con le associazioni, però non c'è, ecco, questo legame storico, tradizionale, insomma. Grazie Alexandra. Intanto è arrivata una domanda alla quale mi preoccupo di rispondere immediatamente, perché Valentina scrive: complimenti a tutti e a tutti e grazie per aver parlato della vostra ricerca. Volevo chiedere se il progetto è stato già pubblicato e se sì, dove si possa consultare per leggere gli interventi. Ecco, non è ancora stato pubblicato il report di ricerca, lo sarà nelle prossime settimane e sarà disponibile open source sul sito di Europe Research e poi anche su quello linkato, su quello dei partner di progetto. Nel frattempo vedo che c'è un'alzata di mano da parte del direttore dell'Istituto sui diritti delle minoranze, Gunther Rautz, al quale sono anche, diciamo, avrà anche l'incarico dei saluti finali, quindi vediamo, le do la parola e poi ci organizziamo, insomma. Grazie, prima una domanda, prima certo. Devo chiedere scusa perché sono arrivato in ritardo, però faccio proprio membro di un consiglio direttivo di un'associazione culturale qua in Alto Adige e per quello sono stato all'assemblea annuale che abbiamo avuto oggi. La prima domanda che avevo era proprio quella degli imprenditori, cioè la nuova immigrazione in Romania che conosco un po' e anche in Croazia, però l'Alexandra ha risposto perfettamente. La seconda sullo sviluppo demografico, se i giovani vanno via, vanno in Italia o più nei capitali tipo la Zagabria o Bucarest o altre città grandi? Se posso rispondere direttamente, ma c'è un'immigrazione appunto direttamente verso l'estero, cioè proprio non c'è un'inurbazione, diciamo così, c'è proprio un'immigrazione direttamente verso l'estero e proprio tutti questi giovani. Tendenzialmente i discendenti delle comunità italiane hanno un livello socio-economico, vi dicevamo prima, che non differisce dal resto della popolazione, però molti hanno studiato. Magari tantissimi sono stati in Italia a fare l'università e poi sono rientrati anche grazie appunto alle borse di studio delle associazioni, trentini nel mondo, bellunesi nel mondo o altre, e però poi vanno all'estero direttamente. Però non necessariamente in Italia.
sia in Italia sia in altri paesi, tantissimi in Germania, tantissimi in Gran Bretagna e così. Grazie Alexandra. E verifico un'ultima volta, io non vedo altre domande. Se non ci sono domande, anche naturalmente anche i relatori possono reciprocamente, se interessati, porsi domande e continuare il dibattito. Altrimenti, se non ci sono altri interventi, rilascerei la parola al direttore Rautz per i saluti finali. Intanto da parte mia ringrazio nuovamente tutte e tutti e anche chi ha avuto la pazienza di seguirci fino adesso. E prego, direttore. Grazie. Forse finisco con una storia che ho vissuto pochi giorni fa, proprio ho vissuto il progetto come turista, perché il 2 giugno sono partito in bici con un mio amico e abbiamo fatto 800 chilometri dalla Carinzia, nella zona bilingue degli sloveni della Carinzia. Siamo andati a Maribor, dove c'è una comunità tedesca. Abbiamo, cosa abbiamo fatto? Poi Varaždin, città ungherese, croata, al confine con la Slovenia, poi Karlovac, Fiume, Abbazia, Parenzo. E lì, prima, perché vivo in Alto Adige, vengo dalla zona bilingue della Carinzia, già come turista mi interessano queste zone bilingue, multiculturali. E vedo che anche altri turisti sarebbero interessati se fosse un po' più di pubblicità. E lì manca rete, secondo me. Manca la rete tra le associazioni, le agenzie di viaggio, albergatori, media, social media. C'è proprio tutta la rete per fare pubblicità. E secondo me neanche il gruppo etnico, la minoranza, non si rende conto quanto importante è questa cultura anche per un turista normale, diciamo. Io per tanti anni ho lavorato anche per un'associazione di quotidiani in lingua minoritaria in Europa, Midas. Lì con Midas, una rete di 30 giornali in tutta l'Europa, siamo partiti con un progetto di proprio pubblicare annunci su turismo culturale delle minoranze. E magari questo proporrei anche, se continuiamo a collaborare, di pensare a queste isole piccole, diciamo, per esempio questa, cosa è già stato detto, un elenco, una mappa di queste isole, tipo anche le isole germanofone in Italia hanno una mappa, un sito dove si presentano. E magari come follow-up si può pensare anche di fare rete, di creare un sito, di creare una mappa e di vendere meglio queste realtà. Mi fermo qua e spero che il progetto va avanti. Grazie ai partner, al Ministero e alle colleghe dell'OIRAC. Alexandra, non so se vuoi chiudere con un saluto, visto che sei stata la coordinatrice di tutto questo lavoro. Grazie, sì. No, e ringrazio veramente ancora tantissimo tutte le relatrici, i relatori, i partner ovviamente, tu Marco, insomma, dell'Osservatorio Balcanità, Cosa Transeuropa, Centro per la Cooperazione Internazionale, e Tony per l'Associazione Bellunesi nel Mondo, Francesca e Caterina per l'Associazione Trentini nel Mondo. Veramente grazie di cuore per questa ottima collaborazione e per questo interessantissimo webinar e ovviamente un vivissimo ringraziamento all'unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che con il loro contributo ha reso anche possibile la realizzazione di questo progetto. Ecco, e ovviamente, come diceva appunto il nostro direttore Günther Rautz, speriamo ci siano presto nuove occasioni di collaborazione.
E con questo, insomma, ringrazio nuovamente tutti e soprattutto i partecipanti anche per averci seguito finora e un cordiale saluto a tutti quanti. Arrivederci.